Si accendono le fiammelle nell'azzurra immensità. Tutto tace, andiamo a questa canzone che lui ha cantato in America, ha portato al successo in America, con la grande Irene Grandi. Qui siamo al Teatro dei Dovizi a Bibbiena e ci siamo vestiti come due clochard, come due angeli scesi sulla terra pronti a portare avanti l'umanità, a dare un segnale di speranza. E ci siamo divertiti tantissimo, Bruno suonava la chitarra, c'erano altri musicisti e abbiamo passato veramente una bella giornata
a girare il videoclip di questa canzone che appunto è inserita all'interno del disco Italia, America e Ritorno. L'avventura con Narciso è nata un po' così. Per caso io scrissi una lettera a Narciso molti anni fa dicendogli che ero un appassionato di musica melodica, musica fiorentina, e non ebbe nessuna risposta. Passarono sei mesi e mi dimenticai completamente di avergli mandato quella lettera. Dopo sei mesi ricevetti a casa una telefonata. Mi disse: guarda, scusami, sono Narciso Parigi, ho ricevuto la tua lettera, ma era andata dietro la cassetta delle poste, incastrata nell'orcio, si è bagnata perché in sei mesi, insomma, piove, c'è il sole, Madonna con un fiore, c'è la canzoncina anche. E quindi dice: sono riuscito a leggere comunque che cosa te mi avevi scritto. Dice: vieni a casa mia, vediamo e ci conosciamo. Andai a casa sua ed è nata una bella amicizia. Se noi siamo qui oggi, se andiamo a giro a cantare e suonare, è grazie al mio maestro, a Narciso. E nacque questa bella amicizia e lui mi disse: senti, ma hai mai inciso qualcosa? Hai mai cantato? No, ho inciso io alla fine di ogni spettacolo, di ogni commedia che faccio a teatro, canto qualche canzoncina, qualche stornello, ma niente di più. Si mise al pianoforte e gli accennai qualche pezzo di qualche canzone. Mi disse: senti, ma vuoi incidere un disco? Ti faccio ricantare le canzoni che hanno avuto successo in America e che qui in Italia non sono mai arrivate. Gli dissi di no. Sì, guarda, non mi sento all'altezza, Narciso, assolutamente, io recito, faccio l'attore, ma non canto. Insomma, se l'ha preso un po' sul personale, se l'ha preso un po' a male su questa cosa. Era il 2013 e io ho accettato alla fine del 2017 per il suo 90° compleanno che facemmo prima da Zeffirelli e poi qui al Bandino, alla biblioteca del Bandino. E io nel frattempo avevo fatto uno spettacolo musicale itinerante, Canta Firenze. Lui venne a vedermi a teatro e disse: devi fare questo disco, ti dico, devi fare il disco. Insomma, come ho detto prima, alla fine del 2017 accettai ed è venuto su questo bel disco. E sono tante le canzoni che Narciso Parigi ha portato al successo in America e che qui in Italia sono sconosciute. Per esempio abbiamo una canzone che lui scrisse per il grande Dean Martin, perché lui in America fece concerti anche con Frank Sinatra. Quindi noi queste cose non le sappiamo, lo conosciamo per l'Inno della Fiorentina, per aver cantato le canzoni di Spadaro, ma laggiù in America lui era ed è tutt'oggi veramente un grande artista, un grande personaggio. Quindi scrisse questa canzone per Dean Martin che si chiama Non Ritornar, e la facciamo, maestri, la facciamo, proviamo. Primavera sul mare, tornano i sogni di gioventù, anche tu vuoi tornare, forse i tuoi sogni sono qua giù. Ma se l'amore non c'è, perché tornare? Se per un bacio solamente non ritornare, se nel tuo cuore non c'è più niente, un bacio no, non può bastare, tutta una vita ti voglio baciare, ma se non vuoi, no.
Grazie. E la foto che avete visto prima, eravamo al pianoforte a casa sua, che lui ha una collezione meravigliosa di opere e di oggetti d'arte, quadri di Ottone Rosai, di soffici, veramente meravigliosa. E una volta mi disse: vieni qua, guarda, vai a prendere quella cosettina che c'è lì sul tavolo. Andai lì, c'era un aggeggino con un disegno. Dissi: che cos'è? Dice: è l'autoritratto di Winston Churchill che fece alla madre. Meraviglioso. L'aveva comprata all'asta. Bellissimo, un collezionista d'arte incredibile. E questo anche era Narciso Parigi, oltre che un grande interprete, un grande cantante e un grande artista, anche un collezionista d'arte. Era veramente un monumento, si può dire, lui stesso, di arte. Un'altra canzone che abbiamo cantato, abbiamo inserito nel disco, è questa, è Vivere, Vivere di Bixio, famosissima, l'hanno cantata tutti, in tutte le salse. E anche lui mi disse: guarda, aggiungiamola nel disco perché la gente la conosce. E io ne feci una bellissima versione quando ero a New York, in America, perché lui era un uomo, seppur avendo, quando l'ho conosciuto io, aveva già un'ottantina d'anni, pieno di vita. Mi ricordo che un giorno eravamo a parlare proprio della realizzazione del disco e mi disse: io alla morte non ci credo, la morte non esiste, mi disse. Ma non perché te lo dico io, me lo disse la Margherita Hack, mi disse. Che la Margherita Hack se ne intendeva più dei preti, mi fa. Dice: la morte non esiste perché le cellule umane sono indistruttibili. Poi ci penso un attimo e fa: dice, allora se stanotte muoio vo a vedere la Fiorentina tutte le domeniche. Se sono indistruttibili, prendo e vado laggiù, meraviglioso. Un senso veramente ironico, incredibile. Vivere, dedicato alla vita stessa, all'essenza della vita, al vivere bene tutti i giorni e alla vita del grande Narciso Parigi. Vivere di Bixio. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, ma ha lasciato il fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più, e l'ha maggiurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia e senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo e ridere delle follie del mondo e vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Cuore, ridere sempre così giù.